persone che vivono in mezzo alla strada nei dormitori, essere in questa sala è una cosa che non capita tutti i giorni, e quindi c'è un momento di gioia, di amore, di attenzione. Lo spirito di oggi sembra cozzare un po' con quanto abbiamo letto sui giornali rispetto al vice sindaco di Trieste, peraltro anche lui della Lega come lei. Lei ha visto la situazione, la sa valutare in qualche modo? Guarda, io mi occupo di Milano e della Lombardia, qui abbiamo tanti, guardi questi applausi. Ecco, se posso dirlo, la coperta da sola non risolve i problemi, bisogna andare oltre. Neanche buttare via la coperta risolve il problema. Ho detto che dare la coperta va bene, ma non basta, e ci mancherebbe altro. Da amministratore si sentirebbe di dire al suo collega amministratore di partito che dovrebbe chiedere scusa a questo clochard? In un momento davvero di difficoltà di tante persone, chi butta via qualcosa, il cibo, una coperta, un abito, senza darlo a chi ha bisogno, commette una stupidaggine. Il sindaco di Trieste si dovrebbe vergognare, perché chi non ci passa non può capire. Queste cose in Italia non devono succedere assolutamente. Lei ha seguito la vicenda e si sente di condannarla in qualche modo? Io non sono uno che giudica, credo che il problema vero sia che nel 2018 ci sono ancora degli italiani che vivono in mezzo alla strada. Facendo l'avvocato del diavolo, era un romeno. Sì, è un cittadino però, il tema è bisogna impedire che queste cose succedano, poi se qualcuno giustamente fa consenso facendo quelle operazioni se ne assume la responsabilità, io non condivido, però il problema rimane che abbiamo delle persone in strada e che fanno fatica a arrivare a fine mese. La povertà non è solo la mancanza di soldi, può essere anche la mancanza di un obiettivo, di una prospettiva. Magari quella coperta fa la differenza fra salvarti la vita oppure no. C'è proprio una criminalizzazione dei poveri e di chi è in difficoltà. Penso che sia veramente un atto osceno. A che punto siamo arrivati? Credo che il minimo che questo vice sindaco dovrebbe fare sarebbe ricomprare le coperte di quel senza tetto.